appena sono riuscito a parlare con Sergio della mia situazione. Senta, Poggi, l'ho appena chiamato al suo studio e lì non c'è. Se sta venendo qui, non lo so. Capirà, già con la scadenza dell'IVA c'è clienti che non gli danno pace. Lasci fare. Ma, dottor Brizzi, cosa mi sta a dire dell'IVA? Il mio problema è molto più urgente. Non certo per colpa nostra. Gliel'ho detto e ridetto, la finanziaria l'ha aiutata fin dove è stato possibile. Ma se potessi almeno parlarci io con Sergio. Non servirebbe a niente con quello che ci devi dare. Ma no, io... Almeno per un minuto, perché magari lui me lo cambia l'assegno. Lo so benissimo che me la rinnova la data. E abbiamo già rinnovato per 3 volte il rate di interesse. E per quello che vale il suo negozio, siamo stati fin troppo generosi. Lui mi capisce, sono sicuro che mi aiuta, no? Mi basta un mese, un altro mese. In fondo non chiedo tanto. Se ci parlo io, lui si convince, lo so. Mi aiuterà, l'ho già fatto 3 volte. Senta, se le piace crederlo, contento lei. Io non so che dirlo. Sergio, ma meno male. Sono contento di crederti. Vorrei poterlo dire anch'io. Invece anche oggi ci sono problemi. Che hanno rinviato l'asta. È un momentaccio. Per chi non lo è. Fai vedere. Cambiamo la data degli assegni. Gli interessi poi li regoliamo a parte. 27 marzo. Ma senti, dottore, non possiamo fare sempre così. Grazie. Prima la correzione. Sì, certo. Mi raccomando, ricordatelo. 27 marzo. Figurati, ma io non penso ad altro. Mi pensa. Mi fa piacere che mi pensi. I santi sono santi perché tutti li pensano. È bello, ma non funziona molto bene. Si inceppa. È stressato. C'è il battito accelerato. Senti qui. Rolex del 30. Bilanciere bimetallico termocompensato. Ci faccio un giro io e torno tutto a posto. È una questione di polso. Guarda che ci tengo molto, eh. Dove vuoi che vada? Mi devi un sacco di soldi. Ciao belli. Speravo che tu fossi un cliente. Ti stai sempre a lamentarsi. Senti, guarda, se mi trasferisco in Africa vendo più pellicce che qua. Ti inventa niente che oggi mi dai i fiori, eh? Claudio, è un momentaccio. Mi hanno staccato pure il telefono. Perché non ci mandiamo questa bella pellicetta a tua moglie? Ti piace? Fa tendenza. Mi voglio nei porti le pellicce. È un animale, rasa, che te credi? Mica sono tutti come te. E te